Marco 4, versetti da 26 a 29. Disse ancora: il regno di Dio è come un uomo che getta il seme in terra. Ora, la notte e il giorno, mentre egli dorme e si alza, il seme germoglia e cresce senza che egli sappia come. Poiché la terra produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spina, nella spiga. E quando il frutto è maturo, il mietitore mette subito mano alla falce, perché è venuta la mietitura. Che il Signore voglia benedire la lettura della sua parola e Christopher Crump che ce la spezzerà. Buon sabato. Gesegnet in sabbat. Buon sabato. Gesegnet in sabbat. Das war besser. Questo è stato già meglio. Jetzt üben wir das Ganze auf Deutsch. Adesso lo diciamo tutti in tedesco. Gesegneten sabbat. Gesegneten sabbat. Fantastico. Bravissimi, fantastico. Jetzt üben wir das auf Hebräisch. Adesso in ebraico. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Gut. Bene. Jetzt machen wir das gleiche nochmal. Adesso lo rifacciamo. Italienisch. In italiano. Deutsch. In tedesco. Und dann in Hebräisch. E poi in ebraico. Ich zähle bis drei. Ok, lui conta uno, due, tre. Und dann sagen wir das hintereinander. E poi iniziamo uno dopo l'altro. Quindi il primo è italiano, tedesco, ebraico. Eins. Uno. Zwei. Due. Tre. Buon sabato. Gesegneten sabbat. Shabbat shalom. Gut. Wow, bene. Ich hoffe, wir haben einen schönen Sabbat. Io spero che oggi abbiamo una un bel sabato. Wir haben jetzt einige Minuten Zeit. Abbiamo alcuni minuti adesso. Über ein unglaublich wichtiges Thema zu sprechen. Per parlare di un tema incredibilmente importante. Das mir sehr am Herzen liegt. Che tocca veramente il suo cuore, il mio cuore. Bevor wir das tun. E prima che noi facciamo questo. Möchte ich, dass wir ganz kurz unser Haupt neigen. Io noi vogliamo ancora una volta piegare la nostra testa. Wir können sitzen bleiben. Potete rimanere seduti. Aber wir werden hier niederknien vor einem Anfangsgebet. Ci inginocchiamo. Lieber Vater im Himmel, caro Padre del Cielo, wir möchten dich bitten, noi ti vogliamo pregare, dass du trotz der Hitze che tu nonostante il caldo, uns einen ganz klaren Verstand jetzt gibst. Tu ci possa dare una mente chiara che possa capire tutto, dass wir verstehen, was du uns heute durch dein Wort sagen möchtest. Affinché noi possiamo comprendere quello che tu oggi ci vuoi dire. Und dass wir das, was wir heute lesen, in unserem Leben umsetzen. E che quello che noi oggi leggiamo possiamo anche metterlo in pratica nella nostra vita. Sei du gegenwärtig durch deinen Heiligen Geist. Possa tu essere presente attraverso il tuo Santo Spirito. Sprich du zu unserem Herzen. Parla tu ai nostri cuori. Und halte alles Störende fern. E fa che tutte le i disturbi possano allontanarsi da noi. Wir beten im kostbaren und teuren Namen Jesu. Noi ti preghiamo nel nome prezioso di Gesù. Amen. Amen. Wir haben gerade das Gleichnis gehört. Noi abbiamo appena ascoltato la parabola. Aus Markus 4. Di Marco 4. Und wir haben gesehen, dass Jesus, abbiamo visto che Gesù, der diese Angewohnheit hatte, che aveva questa abitudine, die großen komplexen Dinge der Theologie, tutte le cose più complesse della teologia, in ganz einfache Gleichnisse zu fassen, di spiegarle in parabole facili. Dass er sagt, das Reich der Himmel, in maniera tale che lui ha detto il regno dei cieli, ist wie ein Seemann, è come un uomo che semina, der Samen ausstreut. Che sta spargendo il seme. Und dann haben wir gelernt, e poi abbiamo anche imparato, dass der Same aufgeht, che il seminatore si alza. Zuerst ist da der Halm, per prima cosa il seme prima inizia a crescere, dann kommt die Ehre, prima lo stelo, dann kommt der volle Weizen in der Ehre, poi la spiga e poi il chicco pieno nella spiga. Und wenn dann der volle Weizen dort ist, e quando poi c'è il chicco pieno, kommt sofort die Ernte. Alla fine viene la mietitura. Und Jesus sagt, dieser Prozess des Pflanzenwachstums, e Gesù dice, questo processo della crescita della pianta, ist ein Symbol, è un simbolo, für die Erfahrung eines Christen. Dell'esperienza di un cristiano. So wie eine Pflanze wächst, così come una pianta cresce, muss auch der Christ wachsen. Anche il cristiano deve crescere. Das Reich Gottes muss so wachsen. Il regno di Dio deve crescere così. Nun. Ora. Wir wollen einige fundamentale Dinge klären. Noi vogliamo chiarire alcune cose fondamentali. Was braucht eine Pflanze, um zu wachsen? Che cosa ha bisogno la pianta per crescere? Wasser. Wasser. Acqua. Und Licht. E luce.
Es gibt noch einige andere Dinge. Ci sono anche alcune altre cose. Aber die wichtigsten Dinge, die eine Pflanze braucht, le cose più importanti sind das Licht, sono la luce und das Wasser. E l'acqua. Wir haben schon einen unserer Vorträge. Noi abbiamo già in una delle nostre conferenze über das Licht gesprochen. Parlato della luce. Das Licht in der Finsternis. La luce nelle tenebre. Und heute? E oggi? Wollen wir über das Wasser sprechen? Vogliamo parlare dell'acqua. Das die Pflanze zum Wachsen bringt. Che fa crescere la pianta. Was ist der Same, der ausgestreut wird? Che cos'è il seme che viene gettato, sparso? Weiß das jemand? Was Qualcuno ist der Same? Lo sa che cos'è il seme qui? Was sagt die Bibel? Cosa dice la Bibbia? La parola di Dio, das Wort Gottes. Ja, das Wort Gottes, la ganz genau. Di Dio. In Lukas 8, Vers 11 wird das gesagt. In Luca 8, versetto 11 viene detto questo. Das heißt, am Anfang des Prozesses. Questo vuol dire che all'inizio del processo. Ist da das Wort Gottes. C'era la parola di Dio, c'è la parola di Dio. Am Ende des Prozesses. Alla fine del processo. Haben wir die volle Frucht. Abbiamo il frutto maturo. Und was ist die Frucht? E che cos'è il frutto? Was sagt die Bibel? Was ist die Frucht? Che cosa dice la Bibbia? Qual è il frutto? Der Erlösungsplan oder das Wort. Ja, die Erlösung, ja. Sì, la salvezza. Noch ein bisschen konkreter. Ancora un pochino più concretamente. Wo spricht die Bibel von einer Frucht? Dove si parla nella Bibbia di un frutto? Schauen wir in Galater 5. Vediamo in Galati 5. Galater 5, Vers 22. 5, versetto 22. Galater 5, Vers 22. Galati 5, versetto 22. Die Bibel sagt... La Bibbia dice die Frucht des Geistes. Ah. Ma il frutto dello spirito è Liebe, amore, Freude, gioia, Friede, pace, Langmut, pazienza, Freundlichkeit, gentilezza, Güte, bontà, Treue, fede, Sanftmut, mansuetudine und Selbstbeherrschung. Autocontrollo. Frage. Domanda. Wer von uns hat schon ein bisschen etwas vom Wort Gottes gehört? Chi di voi ha già sentito un pochino parlare della parola di Dio? Das heißt, wir alle haben schon den Samen in unser Herz bekommen. Questo vuol dire che ognuno di noi ha già ricevuto nel nostro cuore il seme. Wir sind über den allerersten Anfang hinaus. Noi siamo all'inizio, l'abbiamo già passato. Aber wer heute, der hier sitzt? Però chi di voi che oggi è seduto qui? Kann sagen, dass in seinem Leben può dire che nella sua vita er immer die Liebe ist. È sempre amore. Dass er immer Freude hat. Che lui ha sempre gioia. Immer Friede. Pace. Immer Langmut. È sempre paziente. Dass er immer freundlich ist. Sempre gentile. Immer gütig, treu, sanftmütig. Fedele, mansueto. Und vor allem immer selbstbeherrscht. E soprattutto ha sempre autocontrollo. Ist jemand hier, der es heute schon hat? Ognuno di voi può dire, c'è uno di voi che può dire questo oggi? Das heißt, questo vuol dire, obwohl wir alle schon über den Anfang hinaus sind, che nonostante noi tutti quanti abbiamo già iniziato questo processo, muss unsere Glaubenspflanze, la nostra pianta della credenza, muss ein bisschen wachsen, deve un pochino crescere. Da muss noch ein bisschen Wasser hinzu. Quindi c'è bisogno di mettere ancora un po' più di acqua. Damit irgendwann der volle Weizen der Ehre ist. Affinché alla fine possiamo avere una spiga piena. Und wenn der volle Weizen da ist, e quando la spiga è piena, dann kommt die Ernte. Allora viene la mietitura. Deswegen müssen wir wissen, wie eine Pflanze wächst. Per questo noi dobbiamo capire come cresce una pianta. Und wir haben gesagt, eine Pflanze wächst durch das Licht. Abbiamo detto che la pianta cresce attraverso la luce. Und wir haben gesehen, das Licht ist das Evangelium von Jesus Christus. Abbiamo visto che la luce è l'Evangelo di Gesù Cristo. Dein Kreuzestod. La sua morte in croce. Und die Macht des Wortes Gottes. E la forza della parola di Dio. Heute wollen wir uns fragen. Oggi ci vogliamo chiedere. Wo kommt das Wasser her für unsere Glaubenspflanze? E l'acqua da dove viene per la nostra vita nella fede? Wir wollen einen Text anschauen. Noi vogliamo guardare un testo. Der Gottes Theorie über Landwirtschaft beschreibt. Che parla della teoria di Dio per quanto riguarda la terra. Habt ihr gewusst? Habt ihr gewusst, dass Gott eine Theorie über Landwirtschaft hat? Sapevate voi che Dio aveva una teoria per quanto riguarda la coltivazione? In 5. Mose 10. In Deuteronomio 10. Verzeihung, 5. Mose 11. 11. Deuteronomio 11. In 5. Mose 11, ab Vers 10. Deuteronomio 11, dal versetto 10. Ah, wir lesen ab Vers 8. Okay, leggiamo anche dal verso 8. Kannst du 8 und 9 lesen? 8 e 9. Osservate dunque tutti i comandamenti che oggi io vi prescrivo, affinché siate forti e possiate entrare in possesso del paese in cui siate, in cui state, per entrare... per occuparlo, e affinché prolunghiate i vostri giorni nel paese che l'Eterno giurò di dare ai vostri padri e alla loro discendenza, paese dove scorre latte e miele.
Gott verspricht uns etwas. Dio ci fa una promessa. Er sagt, du kannst stark werden. E dice, tu puoi diventare forte. Wer von uns möchte stark sein? Chi di voi vuole essere forte? Ganz genau. Okay. Und er sagt auch, ihr könnt das Land einnehmen, ihr könnt eure Mission erfüllen. E dice qui, voi potete entrare in questa terra, voi potete fare la vostra missione. Und er sagt auch noch, e poi dice ancora, ihr könnt lange leben. Voi potete vivere a lungo. Wer von uns möchte lange leben? Chi di voi vuole vivere a lungo? Wir können sogar ewig leben. Noi possiamo addirittura vivere per sempre. Das nenne ich lange. Questo è quello che io intendevo per lungo. Aber Gott sagt, però Dio dice, damit wir stark sind, affinché noi possiamo essere forti, damit wir unsere Mission erfüllen können, affinché noi possiamo compiere questa missione, und damit wir lange, also ewig leben affinché können, noi possiamo vivere per l'eternità, müssen wir eine Bedingung erfüllen. Dobbiamo compiere una condizione. Und in Abvers 10 beschreibt er jetzt, wie unsere Pflanze dahin wachsen kann. E nel versetto 10 viene scritto come cresce questa pianta. Er sagt, e dice, denn das Land, in das du kommst, um es in Besitz zu nehmen, ist nicht wie das Land Ägypten. Poiché il paese che stai per entrare ad occupare non è come il paese d'Egitto. Die Israeliten kamen ja gerade aus Ägypten heraus. L'Egitto stavano venendo proprio dall'Egitto. Und sie hatten für viele Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte, in Ägypten gelebt. E hanno vissuto per centinaia di anni in Egitto. Und sie wussten, wie man in Ägypten eine Pflanze zum Wachstum bringt. E loro sapevano come in Egitto crescevano le piante. Denn es heißt hier, perché qui c'è scritto, wo du deinen Samen gesät hast, dove seminavi la tua semente, und dass du mit deinem Fuß bewässert hast wie einen Gemüsegarten. E poi la irrigavi con il tuo piede come per un orto di erbaggi. Die Landwirtschaft von Ägypten, quindi la coltivazione in Egitto, hängt von einem Fluss ab. Dipendeva da un fiume. Wie heißt dieser Fluss? Qual era quel fiume in Egitto? Nilo. Nilo. Der Nilo. Nilo. Das heißt, in Ägypten, questo vuol dire che in Egitto, wenn ich eine Pflanze zum Wachstum bringen wollte, se volevo far crescere una pianta, dann musste ich, allora dovevo, meinen Garten, nel mio giardino, meinen Gemüsegarten, nel mio giardino dove, nel mio orto, quindi, in der Nähe des Niles haben, lo dovevo mettere vicino al Nilo. Denn all das Wasser, perché tutta l'acqua, für die Pflanzen, per le piante, kam vom Nil. Veniva dal Nilo. Und es war meine Weisheit. Ed era la mia intelligenza, la mia sapienza. Meine Kraft. La mia forza. Und meine Technik. E le mie tecniche, la tecnica. Mein Fuß. Il mio piede. Mit dem das Wasser. Attraverso la quale l'acqua. Vom Nil. Dal Nilo. Zu meinem Garten kam. Veniva portata al mio orto. Mit anderen Worten. Praticamente. Um in Ägypten eine Pflanze zum Wachstum zu bringen, per poter far crescere una pianta in Egitto, musste ich das Wasser vom Nil zu meinem Garten bringen. Io dovevo portare l'acqua dal Nilo al giardino, all'orto. Mit meinem Fuß. Attraverso il mio piede. Aber Gott sagt, ma Dio dice, das Land, das ihr kommt, che nella terra dove voi andrete, ist nicht, non è, wie das Land Ägypten, come la terra d'Egitto, sondern, però, invece, in Vers 11, come dice in versetto 11, sondern das Land, in das ihr zieht, um es in Besitz zu nehmen, ma il paese che state per entrare ad occupare, ist ein Land mit Bergen und Tälern, è un paese di monti e di valli, es trinkt Wasser vom Regen des Himmels, che beve l'acqua della pioggia che viene dal cielo. Also in Canaan, quindi Canaan, woher kommt das Wasser? In Canaan, da dove viene l'acqua? Es kommt vom Himmel. Dal cielo. Jetzt, wenn ihr ein Bauer seid. Adesso, se voi foste un contadino. Und ihr habt einen Garten. E voi avreste un orto. Was wäre euch angenehmer? Che cosa sarebbe meglio per voi, più facile, più comodo? Wenn ihr neben eurem Garten einen Fluss habt. Se voi avete vicino al vostro campo un fiume. Und ihr könnt mit euren eigenen Händen das Wasser zum Garten bringen. E voi potete prendere sempre con le vostre mani l'acqua dal fiume e portarla nell'orto. Oder ob ihr vom Himmel abhängig seid, dass es regnet. Oppure se voi siete dipendenti dal cielo, dovete aspettare che scenda dal cielo. Was wäre uns angenehmer? Cosa sarebbe più comodo per noi? Fiume, das Fluss. Ganz genau. So denkt das menschliche Herz.
Quindi è questo che noi pensiamo come uomini in cuore. Aber Gott möchte uns etwas lernen. Però Dio ci vuole insegnare qualcos'altro. Im Reich Gottes. Nel regno dei cieli. Ist es nicht unsere Kraft. Non è la nostra forza. Nicht unsere Weisheit. Non la nostra intelligenza. Nicht unsere Technik. Non la nostra tecnica. Die das Wasser zum Garten bringt. Che porta l'acqua all'orto. Sondern wir sollen abhängig sein vom Himmel. Ma noi dobbiamo essere dipendenti dal cielo. Denn die Bibel sagt, perché la Bibbia dice, in Vers 12, nel versetto 12, es ist ein Land, um das sich der Herr, dein Gott, kümmert, auf das die Augen des Herrn, deines Gottes, alle Zeit gerichtet sind, vom Anfang des Jahres bis zum Ende des Jahres. Un paese del quale l'Eterno, il tuo Dio, ha cura, e sul quale stanno di continuo gli occhi dell'Eterno, il tuo Dio, dall'inizio dell'anno fino alla fine. Gott sagt, im Land Kanaan passe ich auf das Land auf. Dio dice, nella terra di Canaan sono io che mi occupo della terra. Es ist meine Verantwortung, dass die Pflanzen wachsen. È la mia responsabilità quella di far crescere le piante. Und vielleicht ist das hier schwer zu vorzustellen in Süditalien. Forse qui è difficile da immaginare perché siamo nel Sud Italia. Dass es regelmäßig regnet. E che possa sempre di continuo piovere. Aber Gott sagt. Però Dio dice. In Israel. In Israele. Weil das ein Symbolland sozusagen ist, ein symbolisches Land. Israele sarebbe stato una terra simbolica. Für das Reich Gottes. Per il regno di Dio. Ich werde für genügend Regen sorgen. Io vi manderò l'acqua necessaria che voi avete bisogno. Damit deine Charakterpflanze wächst. Affinché il tuo carattere, la tua pianta che sviluppa il tuo carattere possa crescere. Musst du abhängig sein vom Himmel. E per questo tu devi essere dipendente dal cielo. Aber so oft in unserem Leben. Però molto spesso nella nostra vita. Sind wir wie ein ägyptischer Gemüsegarten? Noi siamo come un contadino dell'Egitto. So oft, selbst als Christen, verhalten wir uns wie ein ägyptischer Gemüsegarten. Molto spesso, anche se noi siamo dei cristiani, ci comportiamo come un contadino dell'Egitto. Wir wissen, wir müssen uns eigentlich verbessern. Noi sappiamo in realtà, noi ci dobbiamo migliorare. Wir müssten eigentlich einen besseren Charakter haben. Noi dobbiamo in realtà avere un altro carattere, uno migliore. Und wir versuchen es aus eigener Kraft. E noi cerchiamo questo con le nostre forze. Mit eigener Weisheit. Dalla nostra intelligenza. Mit unserem Fuß. Con il nostro piede. Aber Gott sagt, das Reich Gottes ist nicht so. Il regno di Dio non è così. Du musst abhängig sein vom Himmel. Tu devi essere dipendente dal cielo. Denn Gott sagt. Perché Dio dice. In Vers 13 und 14, lass es lesen. 13 e 14. Or se ubbidirete diligentemente i miei comandamenti che oggi vi prescrivo, amando l'Eterno il vostro Dio e servendolo con tutto il vostro cuore e con tutta la vostra anima, avverrà che io darò al vostro paese la pioggia a suo tempo, la prima pioggia e l'ultima pioggia, perché tu possa raccogliere il tuo grano, il tuo vino, il tuo olio. Gott sagt, Dio dice, wenn du wirklich mich mit ganzem Herzen liebst, se tu veramente mi ami di cuore, di vero cuore, dann werde ich dir all den notwendigen Regen geben. Allora io ti darò tutta la pioggia di cui tu hai bisogno, der die Pflanze zum Wachstum bringt, affinché possa crescere questa pianta. Und von all den verschiedenen Regenzeiten, e in tutti i tempi di pioggia, gibt es zwei besondere. Ci sono sempre due, ce ne sono due in particolare. Den Frühregen, la prima pioggia. Und den Spätregen. E l'ultima pioggia. Wozu braucht man den Frühregen? Okay, a che cosa ci serve la prima pioggia? Der Frühregen in Israel. La prima pioggia in Israele. War eine Regenzeit. Era un tempo di pioggia. Wo die Pflanzen, also die Samen, die gerade gestreut waren. Nel quale i semi che erano stati appena piantati. Dann keimen konnten. Iniziavano a dare le proprie gemme. Das heißt, der Frühregen hat den Prozess erstmal richtig angefangen. Questo vuol dire che la prima pioggia aveva iniziato il processo. Das war eine besondere Regenzeit, um die Pflanze anfangen questo zu lassen. Questo era un momento particolare di pioggia per poter iniziare il processo. Und dann gab es Regen die ganze Zeit, immer wieder. E poi c'era praticamente la pioggia per tanto tempo. Aber dann ganz am Ende. Però poi alla fine. Gab es noch eine besondere Regenzeit. C'era anche di nuovo un altro tempo particolare di pioggia. Und die wurde genannt der Spätregen. E questa è stata chiamata l'ultima pioggia. Und das war natürlich eine geistliche Bedeutung. E questa naturalmente aveva anche un significato spirituale. Denn die Pflanze, das Pflanzenwachstum, perché la crescita della pianta, ist ein Symbol, è un simbolo, für unsere Charakterentwicklung, per il nostro sviluppo del carattere. Nun, ora, die Frucht, il frutto, heißt die Frucht des Geistes, si chiama il frutto dello spirito. Das heißt,
Der Regen, questo vuol dire che la pioggia, der die Frucht zum Reifen bringt, che va a far crescere e a maturare il frutto, ist ein Symbol für den Heiligen Geist. È un simbolo dello Spirito Santo. Und der Heilige Geist wirkt im ganzen Leben eines Christen. E lo Spirito Santo agisce in tutto il tempo della mia vita da cristiano. Aber es gibt zwei Zeiten, wo er in einer besonderen Weise wirkt. Però ci sono due momenti in cui agisce in una maniera particolare. Einmal ganz am Anfang unserer Erfahrung mit Jesus. La prima volta all'inizio, quando noi abbiamo appena iniziato la l'esperienza con Gesù. Und viele von uns können sich bestimmt daran erinnern, wie es war, als sich zum ersten Mal bekehrt haben. E molti di voi sicuramente vi ricorderete come è stato quando per la prima volta vi siete convertiti. Wie der Heilige Geist ein besonderes Werk in unserem Herz getan hat. Come lo Spirito Santo ha fatto un'azione particolare nel nostro cuore. Und ein besonderes Werk in gleichem Maße. E nella stessa maniera questa azione particolare. Möchte der gleiche Heilige Geist tun. Lo stesso Spirito Santo la vuole fare. Um den Prozess zum Ende zu bringen. Per completare il processo. Und das Ganze e tutto questo ist nicht aus unserer eigenen Kraft, non è attraverso le nostre forze, sondern es kommt vom Himmel. Ma soltanto viene dal cielo. Es ist Regen. È la pioggia. Jetzt was in der ganzen Welt? Ora che cosa in tutto il mondo? Ist der Spätregen. È l'ultima pioggia. Was bedeutet es, dass ich den Spätregen erfahre? Che cosa vuol dire che io devo vivere l'ultima pioggia? Viele reden über den Spätregen. Molti parlano dell'ultima pioggia. Aber manchmal sind wir etwas konfus. Was passiert denn, wenn ich den Spätregen habe? Ma perché siamo tutti un pochino confusi? Che cosa è questa pioggia dell'ultima stagione? Lasst uns aufschlagen. Okay, guardiamo adesso. Hiob 29. In Giobbe, capitolo 29. Ihr werdet staunen. Voi rimarrete scioccati. Hiob 29. Giobbe 29. Ihr wisst alle, Hiob war ein gläubiger Mann. Voi sapete tutti che Giobbe era un credente. Und er hat viel Unglück erlebt. E ha vissuto tante cose. Aber in Hiob 29 beschreibt er sein Leben, bevor er das Unglück erlebt hat. Però Giobbe 29 descrive la sua vita prima che fosse così trasformata in tragedia. Und wir hören jetzt Vers 12. Leggiamo adesso il versetto 12. Bis 16. Fino al 16. Giobbe 29, 12, 16. Perché liberavo il povero che gridava in cerca di aiuto e l'orfano che non aveva alcuno che l'aiutasse. La benedizione del morente scendeva su di me e facevo esultare il cuore della vedova. Avevo indossato la giustizia ed essa mi rivestiva. La mia equità mi faceva da mantello e da turbante. Ero occhi per il cieco e i piedi per lo zoppo. Ero un padre per i poveri e investigavo il caso che non conoscevo. 16. Wenn ihr das liest, quando voi leggete questo, an wen müsst ihr sofort denken? A chi dovete subito pensare? A chi pensate? Jesus. Jesus. A Gesù. Das, was dort beschrieben ist, quello che qui è descritto, klingt nach dem Charakter von Jesus. Sembra proprio il carattere di Gesù. Aber von wem spricht er hier? Però qui di chi sta parlando? Er spricht von sich selbst. Lui sta parlando di se stesso. Hiob sagt, Giobbe dice, ich hatte einen Charakter, io avevo un carattere, wenn wir, der so war, che era così come, dass wenn wir ihn mit dem Charakter von Jesus vergleichen, come quello che noi paragonandolo con quello di Gesù, dass wir da eine Übereinstimmung finden. Lo potremmo quasi sovrapporre, perché sono praticamente uguali. Und jetzt pass auf, in Vers 23. Adesso dobbiamo stare molto attenti in quello che dice nel versetto 29. 23. 23. Hiob sagt, wie er auf die anderen Menschen gewirkt hat. Gesù, Giobbe dice come lui si è comportato con gli altri uomini. Er sagt in Vers 23. E dice nel versetto 23. Sie harrten auf mich. Mi aspettavano. Wie auf einen Regen. Come si aspetta la pioggia. Und sperrten ihren Mund auf wie nach einem Spätregen. E spalancavano la loro bocca come per l'ultima pioggia. Das heißt. Questo vuol dire. Hiob. Giobbe. Hatte einen Charakter. Aveva un carattere. Der wie ein Spätregen gewirkt hat. Che era quasi come l'ultima pioggia. Aber was war sein Charakter? Ma qual era il suo carattere? Er hatte den Charakter von Jesus. Aveva il carattere di Gesù. Das heißt. Questo vuol dire. Was bedeutet es, den Spätregen zu empfangen? Che cosa vuol dire che noi dobbiamo accettare e ricevere l'ultima pioggia? Was ist das Ziel? Qual è lo scopo? Unserer Charakterpflanze? Del nostro carattere, della nostra pianta carattere? Der Charakter Jesu. Il carattere di Gesù. Können wir das alleine machen? Lo possiamo fare questo noi da soli? Mit unserem Fuß? Con il nostro piede? Nein. No. Es kommt vom Himmel. Viene dal cielo. Aber Jesus verspricht, ich kann das tun. Però Gesù promette, io lo posso fare. Frage. Domanda.
Ich bin kein Prophet. Io non sono un profeta. Aber ich kann sagen. Però io posso dire. Heute wird es nicht regnen. Oggi sicuramente non pioverà. An diesem Tag heute, an diesem Sabbat wird es nicht regnen. Oggi sabato non pioverà. Woher weiß ich das? Da dove lo so questo? Da dove lo capisco? Höchstwahrscheinlich wird es nicht regnen. Che è molto probabile, quasi sicuro che non pioverà. Von den Wolken. Es gibt keine Wolken. Non ci sono delle nuvole, non ci sono nuvole. Man kann den ganzen Himmel absuchen. E io quando le cerco in tutto il cielo. Man findet keine Wolken. E non si trovano, non ce n'è neanche una. Denn wir wissen. Perché noi sappiamo. Wenn es regnen soll. Che se deve piovere. Brauchen wir erst Wolken. Abbiamo bisogno per prima cosa delle nuvole. Wenn da nur blauer Himmel ist. Se soltanto il cielo è azzurro. Gibt's keinen Regen. Non ci sono, non c'è la pioggia. Frage. Domanda. Gibt es auch Wolken für den Spätregen? Ci sono anche delle nuvole per la pioggia dell'ultima stagione. Denn wenn es einen Spätregen gibt, perché se c'è l'ultima pioggia, muss es doch auch Wolken für allora den Spätregen geben. Allora ci devono essere anche delle nuvole per l'ultima pioggia. Mit anderen Worten, in altre parole, wenn es da keine Wolken gibt in meinem Leben, se non ci sono delle nuvole nella mia vita, wird es niemals den Spätregen geben. Mai ci potrà scendere l'ultima pioggia. Ich kann nur den Spätregen empfangen. Io posso ricevere l'ultima pioggia. Wenn es davor die Wolken des Spätregens gibt. Solo se ci sono le nuvole dell'ultima pioggia. Habt ihr schon jemals etwas über die Wolken des Spätregens gehört? Qualcuno ha mai sentito parlare delle nuvole della pioggia dell'ultima pioggia praticamente. Die Bibel spricht davon. La Bibbia parla di questo. Schaut mit mir in Sprüche 16. Guardate leggiamo insieme. Vers 15. Proverbi, welche? Sprüche 16 Vers 15. 16 versetto 15. Proverbi 16, versetto 15. Die Bibel sagt, la Bibbia dice, wenn das Angesicht des Königs leuchtet, la luce del volto del re, bedeutet es Leben. Vuol dire vita. Und seine Gunst ist wie eine Wolke des Spätregens. E il suo favore è come nube dell'ultima pioggia. Mit anderen Worten, in altre parole, die Bibel spricht von einer Wolke des Spätregens. La Bibbia parla di una nuvola dell'ultima pioggia. Und sie sagt, es ist die Gunst eines Königs. E dice è praticamente il favore di un re. Jetzt von welchem König ist hier die Rede? Ora, di quale re si sta parlando qui? Wessen Angesicht, wer ist ein König, dessen Angesicht leuchtet? Chi è il re del cui viso, il cui viso è illuminato? Und wenn wir in sein Angesicht schauen, dann bedeutet das Leben. E quando noi guardiamo questo viso, questo significa vita, dà vita. Von welchem König spricht er hier? Di quale re sta parlando qui? Jesus. Tu, Gesù. Denn er ist das Licht der Menschheit. Perché è lui la luce per tutti gli uomini. Und in seinem Licht haben wir das Leben. E proprio nella sua luce noi riceviamo la vita. Und die Bibel sagt, die Gunst von Jesus. E la Bibbia dice die Gunst von Jesus. Il favore di Gesù ist die Wolke für den Spätregen. È la nuvola dell'ultima pioggia. Wenn Jesus heute hier wäre. Se Gesù oggi fosse qui. Er ist jetzt ja hier. Lui è qui. Durch seinen Heiligen Geist. Attraverso lo Spirito Santo. Aber wenn er buchstäblich hier wäre. Però se lui fosse davvero qui, mit seinem Körper, con il suo corpo, und er dir in die Augen schauen würde. E lui ti guardasse negli occhi. Würde er lächeln. Sorriderebbe. Mit Gunst. Con il suo favore. Oder würde er einen traurigen Gesichtsausdruck haben? Oppure sarebbe triste, un'espressione triste nel suo volto. Würde er lächeln und sagen, du hast alles getan, was ich dir gesagt habe? Sorriderebbe e direbbe sì, tu hai fatto tutto quello che io ci ho detto di fare. Du lebst völlig in Harmonie mit mir. Tu vivi proprio in armonia con me. Oder würde er sagen? Oppure direbbe. Seit so langer Zeit. Da così tanto tempo. Habe ich zu dir gesprochen. Io ho cercato di parlarti, ho parlato al tuo cuore. Und du wehrst dich dagegen, und du wehrst dich dagegen. Però tu fai tutto il contrario, combatti contro di me. Ich bin so traurig. Io sono triste. Wie würde Jesus reagieren? Come reagirebbe Gesù? Wenn er dich heute ins Angesicht schauen würde. Se oggi ti guardasse negli occhi. Ich weiß es nicht. Io non lo so. Aber wahrscheinlich weißt du es in deinem Herzen. Però forse tu lo sai nel tuo cuore. Ob Jesus über dein Leben lächeln kann? Se Gesù può sorridere per quanto riguarda la tua vita. Oder ob er traurig ist. Oppure sei triste per la tua vita. Vielleicht sitzen wir hier ganz wunderbar angezogen. Forse noi siamo seduti qua e siamo bellissimi, molto eleganti, vestiti eleganti. Und wir haben unser schönstes Sabbatgesicht aufgesetzt. E noi abbiamo anche un viso da sabato. Und wir rufen mit lauter Stimme buon sabato. E noi diciamo con voce forte buon sabato. Aber vielleicht gibt es eine
geheime Sünde in unserem Herzen. Però forse c'è un peccato rimasto segreto nel nostro cuore. Die niemand von uns hier sieht. Nascosto, che nessuno può guardare. Aber Jesus sieht sie. Però Gesù lo vede. Und solange Jesus uns nicht zulächeln kann. E fino a quando Gesù non ci può sorridere. Ist der Himmel blau. E fino a quando lui ci può sorridere, il cielo. Ohne Wolken. È blu e senza nuvole. Und wenn da keine Wolken sind. E se non ci sono delle nuvole. Gibt's auch keinen Spätregen. Non c'è neanche la pioggia dell'ultima sera. Den Himmel ist blau, wenn Gott lächelt. Nein, wenn er nicht lächelt. Fino a quando lui non sorride, se lui non sorride, il cielo è azzurro. Und dann gibt's keine Wolken. E quindi non ci sono nuvole. Und dann gibt's keinen Regen. E quindi non c'è neanche alcuna pioggia. Und unser Charakter. E il nostro carattere. Erreicht nicht sein Ziel. Non raggiunge il suo scopo. Das ist ganz einfach. È molto semplice. Landwirtschaft in der Bibel. La coltivazione nella Bibbia. Hat etwas zu tun mit unserem Charakter. Ha a che fare, descrive il nostro carattere. Wenn Jesus dir heute ins Angesicht schaut. Se oggi Gesù guardasse il tuo viso. Könnte er lächeln. Potrebbe lui sorridere. Und könnte es sein, dass wir vielleicht seit Jahrzehnten um den Spätregen beten? E potrebbe essere che noi da anni, 10 anni, noi aspettiamo l'ultima pioggia? Und uns wundern, ja Jesus, wann kommt denn der Spätregen? E noi ci chiediamo, ma Gesù, ma quando viene l'ultima pioggia? Und wir nicht verstehen, das Problem liegt nicht bei Gott. E noi non capiamo che il problema non è da Dio. Sondern das Problem liegt bei uns. Ma il problema è dentro di noi, noi. Dann gibt es einen Grund, warum Gott keinen Regen senden kann. Perché c'è un motivo per cui Dio non manda nessuna pioggia, l'ultima pioggia. Jeremia 3 sagt uns, in Geremia 3, Vers 3, versetto 3, Geremia 3, Vers 3, Geremia 3, versetto 3, es heißt, deshalb blieben die Regenschauer aus und kein Spätregen fiel. Perciò le piogge sono state trattenute, l'ultima pioggia non c'è stata. Gott gibt den Grund, warum es keinen Spätregen gibt. Dio ci dà il motivo per cui non c'è l'ultima pioggia. Er spricht zu seinem Volk. Lui parla al suo popolo. Und sagt, du hattest die Stirn eines Hurenweibes. E dice, ma tu hai avuto la fronte da prostituta. Und wolltest dich nicht schämen. E hai rifiutato, non volevi vergognarti. Gott sagt, es gibt einen Grund, der dazu führt, dass ich keinen Regen senden kann. Gesù dice, c'è un motivo che porta alla non caduta dell'ultima pioggia. Es gibt einen Zustand, wo ich den Heiligen Geist nicht in dem Maße senden kann, wie ich gerne würde. C'è una situazione per la quale io non posso mandare lo Spirito Santo così come vorrei. Und das ist, wenn wir die Stirn eines Hurenweibes haben. E questo è quando noi abbiamo la fronte come quella di una prostituta. Jetzt, was denkt eine Hure? Ora, che cosa pensa una prostituta? Wir haben ja schon über die Ehebrecherin in Johannes 8 gesprochen, richtig? Già parlato della traditrice in Giovanni 18. In Johannes 8. Ah, 8. Giovanni die 8. Ehebrecherin und eine Hure tun ja eigentlich das Gleiche, oder? Praticamente chi tradisce e la prostituta è la stessa cosa, giusto? Aber es gibt einen Unterschied. Però c'è una differenza. Die Ehebrecherin. La traditrice. Als sie gefangen wurde. Quando lei è stata trovata, è stata colta nel fatto. Was war ihre Reaktion? Qual è stata la sua reazione? Hatte sie sich geschämt? Lei si è vergognata. Sie hatte sich geschämt. Sì, si è vergognata. Denn sie hatte die Sünde im Dunkeln getan. Perché lei ha fatto questo peccato di nascosto nel buio. Sie hatte sich für die Sünde entschieden. E lei si è decisa per il peccato. Aber irgendwo im Hinterkopf wusste, das ist falsch. Però lei sapeva nel profondo del suo cervello, della sua mente, questa cosa è sbagliata. Und sie wollte nicht entdeckt werden. E lei non voleva essere scoperta. Aber eine Hure. Però una prostituta invece. Macht es nicht im Dunkeln. Non lo fa nel buio. Sie schämt sich nicht. Lei non si vergogna. Sie sagt, es ist ganz in Ordnung, das zu tun. Dice, sì, è tutto normale quello che faccio, va bene. Das ist mein Beruf. Questo è il mio lavoro. Was hast du dagegen? Perché tu parli contro di me? Und natürlich ist diese Hurerei ein Bild für die Sünde. E naturalmente questa prostituzione è un simbolo per il peccato. Wenn wir Sünde tun, quando noi pecchiamo, normalerweise, normalmente, und wir dann mit dem Wort Gottes in Kontakt kommen, e poi noi arriviamo in contatto con la parola di Dio, veniamo in contatto, dann schämen wir uns. Allora noi ci vergogniamo. So wie Adam und Eva. Così come Adamo ed Eva. Sich hinter dem Baum versteckt haben. Che si sono nascosti dietro l'albero. Aber es gibt den Zustand. Però c'è una situazione. Wo Menschen plötzlich anfangen. Dove le persone improvvisamente iniziano. Zu sagen. A dire. Ich schäme mich für die Sünde gar nicht. Io non mi vergogno proprio del peccato che faccio. Ich stehe zu meiner Sünde. Io anzi sono quasi contento, sono orgoglioso di quello che faccio.
Die Sünde ist in Ordnung. Il peccato è normale, va bene. Ich werde einfach weiter sündigen. Io anzi continuerò a farlo. Und dieses Denken e questo pensiero ist der Grund, è il motivo, warum Gott keinen Spätregen senden kann. Per il quale Gesù non può mandare l'ultima pioggia. Weil wir sagen, perché noi diciamo, wir müssen ja sündigen. Noi dobbiamo peccare. So wie eine Hure sagt, ich brauche ja das Geld. Così come una prostituta dice, io ho bisogno del denaro, dei soldi. Ich kann ja gar nicht anders. Io non posso fare nient'altro che questo. Das ist wunderbar zu sündigen. È meraviglioso peccare. Wisst ihr? Sapete? Das Problem ist noch nicht einmal die Sünde. Il problema non è neanche tanto il peccato. Denn Gott kann die Sünde uns nehmen. Perché Gesù può togliere da noi il peccato. Er kann die Sünde besiegen. Lui può sconfiggere il peccato. Aber Gott kann eine Sache nicht. Però Dio non può fare una cosa. Er kann nicht unser Denken manipulieren. Lui non può manipolare la nostra mente. Lass mich korrigieren. Okay, ci possiamo correggere ancora meglio. Er will das nicht tun. Lui non lo vuole fare. Weil er die Freiheit liebt. Perché lui ama la libertà. Das heißt, questo vuol dire, er wird niemals uns manipulieren. Lui mai non ci manipolerà mai. In unserer Einstellung zu der Sünde. Nella nostra, in quello che noi, in come noi reagiamo al peccato. Und zu viele Christen in dieser Zeit. E molti cristiani, troppi in questo tempo. Sagen. Dicono. Ja, ich sündige. Sì, io pecco. Aber ich finde das gar nicht schlimm. Però io non trovo questo così brutto. Jesus liebt mich ja trotzdem. Gesù mi ama lo stesso. Und ich sehe gar nicht ein, warum ich diese Sünde aufgeben sollte. E io non so, non trovo nessun motivo per il quale io devo smettere di peccare. Gott ist so viel größer. Dio è così grande, immenso. Ich schäme mich gar nicht für meine Sünde. Io non mi vergogno del mio peccato. Gott muss da schon einen Weg finden, wie er mich mit der Sünde rettet. Dio troverà sicuramente una strada per salvarmi con il mio peccato. Aber Gott rettet uns nicht mit der Sünde. Ma Dio non ci salva con il peccato. Er rettet uns von der Sünde. Lui ci salva dal peccato. Er sagt. Lui dice. Siehe, das ist das Lamm Gottes. Guarda, questo è l'agnello di Dio. Das der Welt Sünde hinwegnimmt. Che toglie i peccati dal mondo. Wegnehmen heißt, es ist nicht mehr da. Togliere vuol dire che non c'è più il peccato, eliminato. Es gibt zwei Möglichkeiten. Ci sono due possibilità. Sich nicht mehr zu schämen. Non vergognarsi più. Wir alle haben gesündigt. Tutti quanti abbiamo peccato. Und wenn wir sündigen, e quando noi pecchiamo, dann schämen wir uns. Allora noi ci vergogniamo. Aber es gibt zwei Möglichkeiten, damit aufzuhören. Però ci sono due possibilità. Zwei Möglichkeiten, das nicht, sich nicht mehr zu schämen. Affinché per non vergognarci più. Eine Möglichkeit ist die schlechte Möglichkeit. Una possibilità è la possibilità peggiore, quella cattiva. Wenn ich sage, die Sünde ist ganz in Ordnung. Quando dico sì, il peccato va benissimo. Ich sündige einfach weiter. Io praticamente continuo semplicemente a peccare. Das ist die Stirn eines Hurenweibes. Questa è la mente di una prostituta. Die andere Möglichkeit. L'altra possibilità. Ist die Möglichkeit, die Paulus gefunden hat. È la possibilità che ha trovato Paolo e lo dice nella Bibbia. Er sagt in Römer 1. E lo dice in Romani il capitolo 1. Vers 16. Il versetto 16. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Infatti io non mi vergogno dell'Evangelo. Warum schämt sich Paulus nicht? Perché Paolo non si vergogna dell'Evangelo? Nicht weil er die Sünde rationalisiert hat und gesagt hat, das ist ganz in Ordnung. Non perché lui ha razionalizzato il peccato e ha detto sì sì va benissimo. Sondern wegen dem Evangelium. Ma a causa dell'Evangelo. Denn er sagt, denn es ist Gottes Kraft. Perché lui dice, esso è potenza di Dio. Zur Errettung. Per la salvezza. Paulus hat verstanden. Paolo ha capito. Das Evangelium ist keine Theorie. Che l'Evangelo non è una teoria. Die uns sagt, Jesus vor 2000 Jahren gestorben. Che dice Gesù è morto 2000 anni fa. Und wenn du dem intellektuell zustimmst, bist du gerettet. E se noi questo lo capiamo intellettualmente, allora siamo salvati. Aber dein Sündenproblem kann Gott auch nicht wirklich lösen. Però in realtà il tuo problema con il peccato Gesù non lo può risolvere. Nein. No. Das Evangelium ist eine Kraft. L'Evangelo è una forza. Und woran erkennt man eine Kraft? E da dove noi capiamo, da dove la riconosciamo una forza? Man erkennt Kraft daran, dass sie etwas verändert. Noi capiamo che si tratta di una forza quando questa fa un cambiamento, provoca un cambiamento. Und Paulus sagt. E Paolo dice. Das Evangelium ist für mich eine Kraft. Che l'Evangelo è per me come una forza, è forza, und potenza. Und deswegen schäme ich mich nicht mehr. E per questo io non mi vergogno più. Denn Jesus. Perché Gesù. Hat mich von der Sünde. Mi ha dal peccato. Gerettet. Salvato, mi ha salvato dal peccato. Und sollte ich doch einmal fallen, e se io dovessi cadere, was immer möglich ist, che è sempre possibile cadere, weiß ich, io so, ich habe einen hohen Priester im Himmel, io ho un sommo sacerdote nel cielo, und ich kann zu ihm kommen, e io posso andare da lui, und diese Kraft ist immer gegenwärtig, e questa forza è sempre lì, è presente, sie ist immer zugänglich, è sempre a disposizione.
Aber Gott hat dieses Problem. Però Dio ha questo problema. Mit einem Volk, das die Sünde rationalisiert. Con un popolo che ha razionalizzato il peccato. Und die Sünde klein spielt. E che vuole giocare con il peccato. Und sagt, wir müssen einfach mit der Sünde leben, das ist schon alles in Ordnung so. E che dice anche, noi dobbiamo semplicemente vivere con il peccato, va bene così, deve andare così. Gott sagt, dann kann ich keinen Spätregen senden. Dio dice, in questa maniera io non posso mandare nessuna ultima pioggia, l'ultima pioggia. In Joel 2, wir sind fast am Ende angelangt. In Gioele 2, siamo quasi arrivati alla fine. Joel 2 und dort Vers 13. In Gioele 2. Joel 2 und dort Vers 13. Nein, Vers 23, Entschuldigung. Okay, il capitolo 2, il versetto 23. 2, vers 23. 23, ja. Okay, Gioele 2, 23. Gioite quindi, o figli di Sion, e rallegratevi nell'Eterno, il vostro Dio, perché vi ha dato la prima pioggia secondo giustizia e farà cadere per voi la pioggia. La prima pioggia e l'ultima pioggia nel primo mese. Gott sagt, Dio dice, ihr Kinder des Herrn, voi figli di Dio, freut euch. Dovete gioire. Denn Gott hat die Kraft. Perché Dio ha la forza, il potere, la capacità. Vom Himmel euch all den Regen zu geben, den ihr braucht. Di mandarvi dal cielo tutta la pioggia di cui voi avete bisogno. Den Frühregen. La prima pioggia. Und den Spätregen. E l'ultima pioggia. Damit eure Pflanze, eure Charakterpflanze wachsen kann. Affinché la vostra pianta, quindi il vostro carattere, possa crescere. Das Interessante ist, la cosa interessante è, das Wort für Regen im Hebräischen, che la parola pioggia in ebraico, heißt nicht nur Regen, non vuol dire soltanto pioggia, sondern es heißt auch Lehrer. Un altro significato è Lehrer. Lehrer, ein Lehrer. Maestro. Mit anderen Worten, in altre parole, der Heilige Geist tränkt uns nicht nur mit Wasser, lo Spirito Santo non soltanto ci innaffia con l'acqua, er unterrichtet uns auch. Ma lui ci insegna anche come un maestro. Er ist unser Lehrer. Lui è il nostro maestro. Und wenn wir den Heiligen Geist in unser Leben lassen, e quando noi lasciamo entrare nella nostra vita lo Spirito Santo, dann wird uns immer neue Dinge lehren. Allora noi impareremo sempre nuove cose da lui. Aber noch interessanter ist, ma ancora una cosa ancora più interessante, dass das Wort für Regen nicht nur Regen heißt, che la parola pioggia non vuol dire soltanto anche maestro, und nicht nur Lehrer. E non soltanto, non soltanto pioggia, non soltanto maestro, sondern auch Bogenschütze. Ma vuol dire anche arciere. Das heißt der Heilige Geist. Questo è lo Spirito Santo. Ist ein Bogenschütze. E vuol dire che lo Spirito Santo è un arciere. Und kennt ihr eine Geschichte? Kennt ihr eine Geschichte? Okay, sapete, conoscete una storia? Wo der Heilige Geist vom Himmel kam. Dove lo Spirito Santo è sceso dal cielo? Wie ein Regen. Come una pioggia. Und als Folge die Apostel gelehrt haben. E come conseguenza gli, lui ha insegnato agli apostoli qualcosa. Wo der Heilige Geist auch wie ein Bogenschütze gewirkt hat. E poi anche lo Spirito Santo ha agito proprio come un arciere. Zu Pfingsten. Alla Pentecoste. Denn als der Heilige Geist kam. Quando lo Spirito Santo giunse vom Himmel, dal cielo, und er die Menschen gelehrt hat, e lui ha insegnato agli uomini über die Sünde, gli ha parlato del peccato, und die Gerechtigkeit, e della giustizia, und das Gericht, e del giudizio. Da sagt die Bibel, dice la Bibbia, sie waren getroffen im Herzen, loro sono state colpiti nel cuore. Der Heilige Geist, lo Spirito Santo, zielt auf dein Herz, mira al tuo cuore. Und er trifft dich in deinem Herz. E ti colpisce nel cuore. Damit du sagst. Affinché tu possa dire. Was soll ich tun? Che cosa devo fare? Ich erkenne. Io riconosco. Bin noch nicht dort, wo ich angekommen sein sollte. Io ho capito di essere arrivato lì dove non dovevo arrivare. Ich brauche noch mehr Regen. Io ho bisogno di ancora pioggia. Und der Heilige Geist trifft in dein Herz auch heute Morgen. E lo Spirito Santo ancora oggi sta colpendo il tuo cuore. Und überzeugt dich davon. E ti sta convincendo, dass du aufhören solltest, che tu devi smetterla, schlecht über deine Geschwister zu reden, di pensare, di parlare male del tuo fratello, dass du aufhören solltest, che tu devi smetterla, mit dieser geheimen Sünde, von der nicht mal dein Ehepartner weiß,
di fare questo peccato che perfino al tuo partner è nascosto. Und mit all den anderen Dingen, von denen der Heilige Geist dich vielleicht jetzt überzeugt. E anche devi smetterla con tutte quelle cose di cui adesso lo Spirito Santo ti ha convinto. Wenn wir ein siegreiches Leben leben wollen als Christen. Se noi vogliamo vivere una vita vittoriosa come cristiani. Müssen wir auf den Heiligen Geist achten. Dobbiamo ascoltare lo Spirito Santo. Der zu uns spricht. Che parla a noi. Und wenn der Heilige Geist spricht, überführt er uns von der Sünde. E quando lo Spirito Santo parla a noi, ci convince del peccato. Damit wir zu Jesus kommen können und sagen: Herr, vergib mir diese Sünde. Affinché noi possiamo arrivare a, possiamo andare a Gesù e dire: Signore, perdona il mio peccato. In Zacharia. In Zaccaria. Kapitel 10. Il capitolo 10. Vers 1. Il versetto 1. Dort steht. Zaccaria 10, il versetto 1. Er bittet euch vom Herrn Regen zur Zeit des Spätregens. Chiedete al Signore la pioggia nel tempo dell'ultima pioggia. Gott sagt, betet darum. Dio dice, chiedete, pregate per questo. Betet um diese Erfahrung. Pregate, chiedete questa esperienza. Dass Gott dich reinigen kann. Affinché Dio ti possa purificare. Dass er deinen Charakter weiterentwickeln kann. Affinché lui possa continuare a sviluppare il tuo carattere. Schritt für Schritt. Passo dopo passo. Und wir sind alle vielleicht an verschiedenen Schritten angelangt. E noi siamo tutti quanti arrivati ad un punto diverso. Aber jeder von uns kann noch lernen. Però ognuno di noi può sicuramente ancora imparare tanto. Und darum müssen wir bitten. E per questo noi dobbiamo chiedere. Denn wir können es nicht aus eigener Kraft. Perché noi non possiamo fare questo dalla nostra propria forza, con le nostre forze. Wir müssen uns abhängig machen. Noi possiamo, dobbiamo essere dipendenti. Vom Himmel. Dal cielo. Und das ist die entscheidende Sache, meine Lieben. E questa è la cosa decisiva, miei cari. Wenn ich mir eingestehe. Se io mi propongo. Mir eingestehe. Wenn ich zugebe. Quando io lascio. Ich kann mich selbst nicht besser machen. E dico, mi lascio andare e dico, io non mi posso migliorare. Gott, du musst es machen. Dio, solo tu lo puoi fare. Und ich gebe dir die Erlaubnis. E io ti do il permesso. Den ganzen Prozess bis zu Ende zu bringen. Di portare questo processo fino alla fine. Jesus. Gesù. Ich kann dir mein Herz nicht geben. Io non ti posso dare, non riesco a darti il mio cuore. Nimm du es. Prendilo tu. So oft sagen wir, Jesus, ich gebe dir mein Herz. Molto spesso noi diciamo, Signore, io ti do il mio cuore. Und das ist auch ganz gut so. E questo è anche buono. Aber manchmal denken wir Folgendes. Ma molto spesso noi pensiamo questo. Jesus, ich gebe dir mein Herz. Gesù, io ti do il mio cuore. Und das bisschen halte ich zurück. Però un pochino me lo tengo per me. Weil ich bin ja derjenige, der gebe. Perché io sono quello che dà. Aber wenn ich sage Jesus, perché, però se io dico Gesù, ich kann nicht mal dir mein Herz geben. Io non riesco neanche a darti il mio cuore. Nimm es. Prendilo tu. Dann kann ich auch nicht zurückhalten. Allora non posso lasciare niente indietro, tenermi qualcosa per me. Denn wenn ich Jesus die Erlaubnis gebe, mein Herz zu nehmen, perché io, se io permetto a Dio di prendere il mio cuore, nimmt es ganz. Lui lo prende completamente. Und dann lebt er ganz da drinne. E poi dann lebt er ganz da drinne. E lui vive completamente nel nostro cuore. Und Jesus weiß. E Gesù sa, wie er mit der Sünde in meinem Herzen umgehen kann. Come può risolvere il problema del peccato nel mio cuore? Ich weiß es nicht. Io non lo so. Aber Jesus weiß es. Però Gesù lo sa. Jesus, nimm du mein Herz. Gesù, prendi tu il mio cuore. Zum Abschluss. Per concludere. Wollen wir lesen? Vogliamo leggere. In Jakobus. In Giacomo. Jakobus. Giacomo. Kapitel 5. Il capitolo 5. Vers 7. Versetto 7. Dort heißt es, c'è scritto, or dunque, fratelli, siate pazienti fino alla venuta del Signore. Ecco, l'agricoltore aspetta il prezioso frutto della terra con pazienza, affinché abbia ricevuto la pioggia della prima e dell'ultima stagione. Mit anderen Worten, in altre parole, der Landmann wartet. Il mietitore aspetta. Wir sind die Frucht. Noi siamo il frutto. Aber wer ist der geistliche Bauer, der alles ausgesät hat? Ma chi è il contadino spirituale che ha seminato? Gott, oder? Dio, giusto? Gott hat das Wort Gottes in unser Herz gelegt. È Dio che ha messo la sua parola nel nostro cuore. Und Gott wartet auf uns. E Dio aspetta noi. Er wartet darauf. Lui aspetta, dass seine Kinder che i suoi figli es ernst nehmen. Veramente lo prendano sul serio. Wenn er sagt, quando lui dice, er ist der Anfänger. Lui è
il principio. Und der Vollender des Glaubens. E lui è la fine della della fede. Er ist das A. Lui è l'Alfa. Und das O. E l'Omega. Gott hat genug davon. Dio ne ha abbastanza. Von Halbchristen. Di mezzi cristiani. Die anfangen. Che iniziano, ein bisschen weiterlaufen, che camminano un pochino avanti, und sagen, naja, wir brauchen sowieso nicht ans Ende, wir kommen da sowieso nie an. E poi dicono, sì, però io non ho bisogno di arrivare alla fine, noi in tutti i casi non ce la faremo mai, non possiamo arrivarci alla fine. Liebe Freunde, cari amici, das ist Unglaube. Questo è non credere. Jesus verspricht uns. Gesù ci ha promesso. Ich habe den Glauben in dir angefangen. Io ho messo nel vostro cuore, ho iniziato. Hab keine Angst. Che questa opera in voi e ich, non ho paura. Non abbiate paura. Ich kann ihn auch vollenden. Io posso anche completare quest'opera. Ich kann deine Charakterpflanze. Io posso. Charakterpflanze? Io posso la tua pianta di carattere, il tuo carattere. Wachsen lassen. La posso far crescere. Bis die volle Frucht sichtbar wird. Fino a quando il frutto sia completo, maturo. Und wenn die Frucht es zulässt, sagt Markus 4. E quando il frutto è pronto e lo permette, kommt sofort. Allora subito. Die Ernte. Avviene la mietitura. Der allerletzte Vers. L'ultimissimo versetto. In Offenbarung. In Apocalisse. Vers 14, Offenbarung 14, Vers 14. 14, capitolo 14, versetto 14. Da spricht es von der Wiederkunft Jesu. Qui si parla del ritorno di Gesù. Und morgen Abend werden wir einen Vortrag haben über die Wiederkunft. E domani sera avremo una intera conferenza sul ritorno di Gesù. Aber diesen Punkt wollen wir heute morgen schon verstehen. Però oggi già possiamo capire, vogliamo capire questo punto in questo verso. In Vers 14. Versetto 14. Heißt es: Und ich sah und siehe eine weiße Wolke und auf der Wolke saß einer, der glich einem Sohn des Menschen. E c'è scritto, poi vidi ed ecco una nuvola bianca e sulla nuvola stava seduto uno simile al figlio d'uomo. Er hatte auf seinem Haupt eine goldene Krone. Il quale aveva sul capo una corona d'oro. Und in seiner Hand eine scharfe Sichel. E in una mano una falce tagliente. Wozu braucht man eine Sichel? A che cosa serve una falce? Zum Ernten. Per mietere. Und dann im nächsten Vers. E poi nel versetto successivo. Sagt uns die Bibel, warum Jesus zu diesem Zeitpunkt kommt. Ci dice Gesù perché Gesù. Ci dice la Bibbia perché Gesù arriva proprio in questo punto della storia. Es steht direkt im Text. C'è scritto proprio sul testo. Ein weiterer Engel kam aus dem Himmel, aus dem Tempel hervor. Un altro angelo uscì dal tempio. Der rief mit lauter Stimme dem zu. Gridando a gran voce. Der auf der Wolke saß. A colui che stava sulla nuvola. Sende deine Sichel und ernte. Metti mano alla tua falce e mieti. Denn die Stunde des Erntens ist für dich gekommen. Perché l'ora di mietere è venuta. Und warum ist die Stunde des Erntens gekommen? E perché è arrivata l'ora della mietitura? Weil die Ernte der Erde überreif geworden ist. Perché la messe della terra è matura. Die Bibel sagt. La Bibbia dice. Die Wiederkunft Jesu. Il ritorno di Gesù. Ist eine Ernte. È una mietitura. Und die Bibel sagt. E la Bibbia dice. Die Stunde der Ernte. L'ora della mietitura. Das heißt der Zeitpunkt der Wiederkunft. Questo vuol dire il momento in cui Gesù tornerà. Tritt ein. Ci sarà. Wenn die Ernte reif ist. Quando la mietitura, il frutto è pronto. Wenn ein Bauer. Quando un contadino. Etwas pflanzt. Pianta qualcosa. Sagt er dann, ich werde am 15. August ernten, egal was passiert. E dice così, io sicuramente farò la mietitura il 15 agosto, non importa che cosa succede, io lo faccio. Oder wird er vielleicht ein bisschen warten, wenn die Frucht es noch nicht ganz zulässt. Oppure forse lui guarda e aspetta fino a quando il frutto è davvero maturo. Seht ihr, das ist der Grund, warum Gott uns keinen Zeitpunkt für die Wiederkunft gegeben hat. Vedete, è proprio questo il motivo per cui Gesù non ci ha dato una data precisa del suo ritorno. Denn der Landmann. Perché il contadino wartet auf die Frucht. Aspetta il frutto. Und wenn die Frucht es zulässt. E quando il frutto lo permette. Markus 4 Vers 29. Quello che dice Marco 4 29. Kommt die Sichel sofort. Allora arriva subito la falce. Ihr Lieben. Cari miei cari. Wir warten auf die Wiederkunft Jesu. Noi aspettiamo il ritorno di Gesù. Aber gleichzeitig. Però contemporaneamente. Wartet Gott auch.
Anche Dio aspetta. Er wartet auf uns. Lui aspetta noi. Er wartet auf uns, dass wir die Verheißung Gottes ernst nehmen. Lui aspetta fino a quando noi prendiamo sul serio le sue promesse. Nicht aus eigener Kraft. Non attraverso la nostra forza. Sondern in totaler Abhängigkeit von Gott. Ma soltanto completamente dipendenti da Dio. Indem wir glauben. Possiamo credere. Dass Gott, der das gute Werk in uns angefangen hat. Che il Dio che ha iniziato la buona opera nel nostro cuore es auch vollenden wird. Potrà anche portarla a compimento. In seiner Kraft. Grazie alla sua forza. In seiner Herrlichkeit. Grazie alla sua gloria. Durch seine Macht. Grazie alla sua potenza. Bis die Frucht voll ist. Grazie a questo il frutto diventa maturo. Und dann wird Jesus sehr bald kommen. E poi Gesù verrà presto. Wer von uns? Chi di voi, di noi, möchte sich entscheiden? Vuole decidere. Zu sagen. Di dire. Ich möchte mich ganz abhängig machen von Jesus. Io vi voglio rendere completamente dipendente da Dio. Und wenn der Heilige Geist mir Sünde zeigt, e quando lo Spirito Santo mi mostra un peccato, möchte ich durch Gottes Gnade, io grazie alla grazia di Dio, diese Sünde aufgeben. Voglio lasciare, abbandonare questo peccato. Ist das dein Wunsch heute Morgen? E questo è il tuo desiderio oggi. Wir wollen noch einmal ein Abschlussgebet haben. Vogliamo ancora avere un'ultima preghiera di conclusione. Wir können noch einmal ganz kurz aufstehen. Ci possiamo anche alzare per un minuto. Lieber Vater im Himmel. Caro Padre del Cielo. Wir danken dir von ganzem Herzen. Noi ti ringraziamo di vero cuore. Dass dein Wort klar und verständlich ist. Perché la tua parola è chiara e noi la possiamo comprendere. Und wir danken dir, dass dein Heiliger Geist auch heute zu uns gesprochen hat. E noi ti ringraziamo perché il tuo Spirito Santo anche oggi ci ha parlato. Und ich bitte dich für mich. E noi, io ti prego per me. Und jeden Einzelnen, der hier vor dir steht. E per ognuno di coloro che adesso è davanti a te. Dass du uns Gewissheit schenkst. Che tu ci possa dare la saggezza. Dass deine Verheißungen nicht nur Theorie sind. E capire che la tua, le tue promesse non sono soltanto teoria, sondern eine Kraft sind, ma sono forza, potenza, die unser Leben verändert. La forza che ci può cambiare la vita. Und wir danken dir, Herr Jesus, e noi ti ringraziamo, Signore Gesù, dass du verheißen hast, che tu hai promesso, dass du den Glauben, den du angefangen hast, auch vollenden wirst in diesem Leben hier auf der Erde. Che tu il lavoro che hai iniziato in noi la porterai anche a termine in questa vita. Dass du dich dafür verbürgst und dass du zusicherst. Che tu ti preoccupi di questo e lo rendi sicuro. Dass du in uns das Werk tust. Che tu fai quest'opera in noi nel cuore nostro. Das notwendig ist, damit wir in den Himmel kommen können. E questo è necessario affinché noi arriviamo nel cielo. Denn es ist Christus in uns. Perché Cristo in noi. Die Hoffnung der Herrlichkeit. La speranza. Della gloria. Und wir wollen nicht durch Unglauben dieses Werk behindern. E noi non vogliamo impedire questa opera attraverso la mancanza di fede. Indem wir die Sünde als notwendig erachten. Quando noi pensiamo, per esempio, che il peccato sia necessario. Oder als unüberwindbar. O che noi pensiamo che il peccato non si può sconfiggere. Sondern wir wollen gemäß Offenbarung 3, Vers 21. Noi vogliamo, come dice in Apocalisse 3, 23. In deiner Kraft. Grazie alla tua potenza. Die Sünde überwinden, so wie du sie überwunden hast. Sconfiggere il peccato, vincerlo così come tu hai vinto. Hab Dank, Herr Jesus, für dein wunderbares Evangelium. Io ti ringrazio, Signore, per il tuo Evangelo meraviglioso. Und wir freuen uns darauf, dass du sehr bald kommen wirst. E noi ti ringraziamo e ci siamo contenti perché tornerai presto. Und wir möchten bereit dafür sein. E noi vogliamo essere pronti per questo. Wir beten im Namen Jesu. Noi ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Amen.